Sopra la panca, la capra campa. No, sopra la panca, no, la capra campa, sotto la panca, la capra crepa. Dai! Hai detto tanca, non no, panca. Ho detto bene. Vai tu, vai tu, vai tu. Sopra vai. La panca, la capra. No, la crepa. Dai, ma non è possibile. Crepa, sopra la panca, la capra campa, sotto la panca, la capra crepa. Dai, è sopra facilissimo. Vabbè, basta, non me ne no, frega più niente. Allora abbiamo iniziato il video. Quest'oggi siamo qui davanti ma al far. Hai ragione, adesso la faccio subito la canzone. Questa è la canzone della grande isola qui che noi vogliamo visitare. Io ci ho sete. Io c'ho, no, non puoi. Mi dispiace ma non puoi, perché nell'isola dobbiamo entrare. Venite possiamo con me. Possiamo venire anche noi, spluffete. Sì, allora però è difficile perché bisogna trovare l'ingresso. E l'altra volta non avevamo avuto fortuna. Non è vero, stai zitto. E io sono già sopra. Non è... Cosa? Come ti sei permesso di andarci? Volevo provare, mi butto in mare. Allora, adesso Alex Naus immediatamente torna sulla zattera. Ok, escluso, bambino escluso. A piangere. Io ho trovato dei materiali. Lo volevo fare per te. Sì, sì, fai per me che torni sulla zattera e non ti fai vedere mai più, dai. Così sono felice una volta nella allora, vita. Signor Laionico, dimmi, io ho già Anna. Visto che il fondale pullula di roba da raccattare. Alex Naus! Palese. Servo io? Direi, no, il fondale. Ma tu mi hai detto di stare qua sulla barchetta. Ma ho cambiato idea, il fondale, hai sentito? Pullula di roba da raccattare. Pullula? Quindi... Ma pullula quanto da 1 a 10? Ma abbastanza, 9 o 8. Pullula 10, secondo sì, me. Sì, anche, anche. Ma da dove allora sei? Vado. Scusa, ma da dove sei entrato? Perché io non lo trovo sinceramente. Da qua, ecco, ti vedi che qua c'è tipo una cosa aperta, è nascosta dietro alla colonna. Qui, fai così, devo saltare. Qua, fai Ah! Bravo, perfetto, ok. Ma si poteva entrare anche da dentro. Ok, credo. Allora vediamo di non fare mercato tutti e due imbecilli. Va bene, da adesso in avanti Anna, stai buona a rompere le palle. Allora, abbiamo da trovare un sacco di tesori qua dentro. Ma soprattutto, la cosa più importante che noi possiamo trovare dentro questo luogo, Anna, che cos'è? Vediamo se sei attenta. È il codice. Bravissima, incredibile. Mamma mia. E forse, ma te l'aspettavi? E forse ho trovato qualcosa. Allora, ho trovato un tavolino con una radio. Come se qualcuno qui scrutava, no, l'orizzonte. E lì è il codice allora. In attesa, capito, di qualcosa. E dobbiamo vedere però sul diario. Come si apriva il diario, Alex? Now? Con Jay. Jay. Sì, sì, Anna, vedi, è preparata. Non è vero, non era con Jay. Non era, a me non si è aperto. Era Anna. Con T. Con T. Ah, ecco qui il mio libretto maestro. Allora, qua dentro. Diario. Sì, smettila di dire idiozia, grazie, perché stai ricominciando, eh. Allora, dice, viene fuori un sacco di cagate ci sono scritte qua dentro. Parlano di Goofy, di Carlo e di non so chi. Carlo? Ma che ne so io, vorrei non averli gufo, dovremmo seguire. Non ho capito niente. Anna, facciamo una cosa, tu te lo leggi e ci fai il riassunto, va bene? Va benissimo, però guarda, qui c'è una cosa interessantissima, guarda. È una parolaccia. Leggi. Ho catturato uno squalo, gli ho dato il nome Bruce. Ah, lo squalo si chiama Bruce, e quindi. E questa qui è la, vedi, è la gabbia dove era Bruce. Si è liberato tutto lo sudicioide qua, eh. Anna, leggi sto diario però, leggi il diario. Subitissimo. Oh, e non parlare finché non hai finito. Intanto io raccolgo tutto il resto. Qua c'è un'altra cosa. Ma che hai trovato? Che io non ci sono, non vedo. Ci sono un sacco di messaggi. Qua c'è un altro, c'è scritto Robby, la barca è andata. Bruce mi sta seguendo. Starò qui finché trovo una via per uscire da questo posto. Firmato Mike. Quindi erano dei sopravvissuti queste persone qua. Qua c'è dell'altro. Ti ho preso, Bruce. È tutto pieno. Era impazzito. Questa è la follia del mare. Ma Bruce, c'è lo squalo che ci segue a noi? Sì, 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 sì. Però è qua la persona, il poveretto che era qui, è completamente uscito di testa. Ma è normale, no? Perché lui era qui da solo, capito? Quindi a un certo punto gli è scoppiato il cervello. Ha detto non ci capisco più niente. Ha iniziato a impazzire. È tutta la follia del mare. Cioè da solo poi è tipo per due, no? Capisci? Ma anche di più, eh. Per fortuna noi non siamo soli. Ah, qui c'è un parkour. Ecco da dove si passa per arrivare sopra. Per fortuna che voi siete qui in presenza del mastro dei parkour. Sì. Il più vedere bravo... quante volte caschi. Stai zitto, il più bravo parkourista di questo mondo. L'eccellenza, l'elite del salto. Però mi sa che non si arriva da nessuno. Signor Lion Capitano, ho finito di leggere, non ci ho capito niente. Dai Anna, com'è possibile, scusa. Allora, ci racconta la storia del fatto che lavoravano ai reattori e stavano facendo dei test. Infatti ci sono un sacco di numeri, tipo nucleo 12, 16, 8. Sì, ma ci stai rompendo le palle, Anna, dai, un racconto interessante. Magari sono quelli i codici, 12, 16, 8. No, non sono 8, quelli, insomma, non ti preoccupa proprio, non sono quelli. Il codice altrimenti è un codice. C'è la Radio Tower numero 4179, magari è quello. Ma scusa, ma stai giocando a... Cioè, ma scusa, ma infatti quello è codice 4178.
9 4179. Ricordiamocelo. Io intanto continuo a raccattare, che sto trovando un sacco di cose preziose e bonite. Quindi, però ho l'inventario quasi pieno. Non ti preoccupare, ti aiuto anch'io a raccattare le cose bonite. Stai zitto, Alex. Vai a svuotarti tu in bagno, così puoi mangiare di nuovo. Va bene. Ehi, ma se avete mai pensato che noi non abbiamo un bagno? Eh sì, che schifo. Infatti, quello cioè, è Alex. Come stiamo facendo a vivere? È una schifezza. Una cosa raccapricciante. Proprio un continuo Alex Nauz. Che cacchio. Il mare. Sì, mi hai fatto cadere. Ma chi? Vai punito. Alex Nauz. Mi hai fatto cadere. Neanche t'ho visto. Mi hai fatto cadere. Mi hai distratto. Mi hai fatto cadere mentalmente. E adesso? Come la... Non puoi essere impunito. Non posso scusarmi, infatti. Cioè, come faccio adesso? Adesso bisogna farti del male fisico. Non mi puoi punire, no. Ma naturalmente. No. Pizzicati la tettina sinistra. No. Ma no, no. Cosa? Cos'è questa cosa? Aspetta, che devo fare un salto qua. Hop! Niente, tua sorella. Alex, pizzica! Pizzica, ti dico! Se no. Ma cosa ti chiami? Pizzico! Non fa, che schifo! Vabbè, strappati i peli delle gambe, va, che facciamo. È meno sporco. Ok, aspetta però, aspetta. E niente, strappa i peli! Strappa, Alex, strappa! Aia! Dai, ma che cosa brutta? È difficilissimo! Cos'è? Ma tu fai schifo e lui si deve fare del male. Non faccio schifo io, è difficilissimo. Se sei più brava tu, potresti anche provarci, ma no. Ma tua sorella in carriola, è impossibile, è totale. Oh, ma qui c'era una nota! Davvero? Potrebbe... Sì, vieni qui! Prendila, scendi! Prendila e leggila! Posso prenderla io? Penso che la dia a tutti, Anna. Leggi! Ok, ho raccolto una nota! Sì, sì, ce l'abbiamo. Leggi, però. Informaci. Ok, controllo subito. Che bravo, ho fatto il salto. Oh, abbiamo questa qui che si chiama traccia. Ok, ok. Aspetta allora, un po'. C'è scritto richiesta di soccorso ricevuta, traccia. Ok. Non ho capito. Va bene, brava lo stesso. Io sto arrivando in alto. Tanto ho capito che la zona preziosa è sicuramente sulla sommità. L'unico problema è che sta venendo il buio e io... Cioè, mi sta un po' sulle palle quando sto gioco diventa dobbiamo buio. Dobbiamo dormire, possiamo dormire. Ma io sono in cima. Facciamo così, mi sbrigo. Cerco di arrivare e poi dormiamo. Qua sono... Dai, sei quasi in cima. Praticamente sei arrivato, ci sono le scale. Sì, mi manca l'ultimo pezzettino, eh. Oppla, incredibile lui. L'Ionio super veloce. Ecco che ci sto, eh. Allora, qua nella stanza più alta troviamo. Ci stiamo. Allora, un sacco di... A parte un sacco di buone cose, materiali, cose... Mi sa che hai trovato quello che ci serviva, eh. Succhiofile, eh sì. Aspetta. Corda, metallo, lampada da testa. C'è una resipo wow, per fare. Oh, buonissima quella, finalmente ci sarà la luce. È bonosa questa. Poi un'altra nota che Anna va subito a leggiucchiare velocemente. Vado subitissimo. E poi vi dico la cosa interessante. Allora, praticamente un'altra nota ancora. C'è ma un qua... altro codice. Mi devi far parlare. Ok, che è chiara questo messaggio, Anna? Hai capito questa cosa qui? Signore. Staccati le dita. Allora, c'è un messaggio sulla lavagna dove si dice che passando per tre punti, cioè ci sono tre cose, tre tappe, due non si vedono, ma la terza tappa è una città vivente, no? Una città viva in mezzo al mare dove la gente prospera ancora tutt'oggi, che si chiama Utopia, Utopia, no? Che vuol dire un posto bellissimo che però potrebbe non esistere realmente. Non è realizzabile, tipo. Realizzabile, volevo dire. E cosa hai detto invece? Realizzabile. Quindi vai punito, strappati i peli delle gambe. Ah, di nuovo! Mi sono buttato! Aia, che dolore! Va bene, abbiamo preso tutto quello che c'era, quindi sei sappiamo. Sicuro? Sì. Sappiamo adesso, prima di tutto dormiamo, Anna, velocissima, rapida come se non ci fossero domani. Mi sto buttando a mare. Veloce, Alex Nauz, vai a dormire vado nel tuo trespolo. Vado a dormire. Bravissimo, Anna, vieni nel lettino e andiamo ecco a dormire. Qui nel lettino, buonanotte. Allora, quello che ho capito è questo, c'è quest'isola, questa città viva, no? Questa città vera e propria e noi dobbiamo arrivare lì per riuscire a in qualche maniera a vincere il gioco, giusto Alex? Cioè, esattamente. Questo... penso di sì, è quello tipo l'obiettivo del gioco, no? Quindi io penso, prima di tutto, che sto morendo di sete e ho bisogno di bere, quindi vado a bere. Dell'acqua, vieni a bere. Subito. No, non tu c'è dell'acqua, l'ho bevuta io. Va punito di nuovo. Chi ti ha detto? Morendo. Chi ti ha detto che potevi? Che tipo morivi? Chi ti ha detto che potevi bere? Chi ti ha detto? Rispondimi. Rispondi. Nessuno. E tu cosa hai fatto invece? Ho bevuto. Hai bevuto. È grave. Ma posso spiegare perché? Spiega perché hai bevuto. Perché avevo paura che tipo stavo morendo e se morivo ti arrabbiavi di nuovo e non volevo farti arrabbiare. Quando mai io mi sono arrabbiato perché tu morivi, non me ne frega. Cioè... No, aspetta, capitano, questa cosa è successa molto molto non spesso. Non è vero, non me ne frega anche mai. Perché lui muore molto molto spesso. È vero, una sega assurda. Riempi almeno, riempi ecco, tutto. Eccola, c'è già dell'acqua. Ma non ti preoccupare, grazie, sono già a posto. Allora, Anna, riepilogami quello che abbiamo visto in modo che tu sia brava, forza. Allora, io non ho capito niente come di al niente. Solito, so solamente che quello che è scritto dietro si chiama il cuculo. Ok. E praticamente
praticamente sono tutti nomi in codice, okay. Tipo Gaza, Gufo. Mi dici le coordinate che hai visto? 4179 sono, beh? Allora, 4179, credo che sia esatto la torre dove eravamo adesso. E ce n'è un'altra che è 2132. Bravi, ho tolto la batteria. Rimetti, Anna, rimetti. Si chiama Vasa Alex, Catan. Rimetti la batteria. Rimetti la batteria, veloce, rimetto, però, rimetto, ma spicciati. Com'è che si chiama sto posto? Come Vasa Catan. Vasa Catan, mi stiga. Allora, ridimmi, Anna, ridimmi il codice. Aspetta che me lo sono scordato. Un secondo, 2132. Ok, come cambio? Aspetta. Come si chiama? Ecco qua, vedi che c'è tipo una freccetta? Aha, 213? 2 2132. Sì, signore. Ok. Ci siamo, signor sì, capitano. Siamo posizionati per le nuove mamma coordinate. Mia, sono tutte emozionanti. Allora, Alex Nauz, tira sull'ancora immediatamente. Tiro sull'ancora, signor capitano. Anna, invece, visto che tanto l'unica tua passione è toccare le maledette casse, che io ti staccherei le gambe. Stavo bevendo. Ti stacco le gambe, Anna. Non devi fare nulla. Allora, prendi queste, vai a posizionare. Metti a posto tutti questi averi, ok, Anna? Sì, anche signore, tu, Alex. Metto tutto a posto in ordine. Ok, però non tenetevi niente. Cioè, dovete posizionare in modo che quando poi ci serviranno. Signor capitano, c'è un problema. Tua sorella. Oh mio Dio, cos'è successo? Cosa c'è? Ti sentivo spostati di scatto, mi sono spaventato. E c'è un problema. Sì, c'è un grande problema, signor capitano. No. Cosa succede? È che ci incastriamo così, mi sa, aspetta. Orienta la vela di qua. Anna, non fai nulla mai! Cosa mi? Ma non servi a niente! Com'è possibile? Il di qua, non capivo il di Anna, qua, sei scusa. Un segocefalo, ma cos'è sono possibile? Esattamente, è il pesce più stupido dell'oceano, sono io. Mamma mia! Allora, questo che cos'è? Ah sì, l'elmetto cos'è da testa. Cos'è la capitana? L'elmetto da... Ma stai zitto, deficiente, cretino, scemo. Ah... Come lo metto? Cosa ci devo fare? Come funziona, scusa? Ma che ne so? Qui lo devo mettere qui da qualche parte. In testa, va in testa. Ma vaffanculo. Vabbè, ascoltate, non importa. Allora, stiamo andando nella direzione giusta, credo. Dobbiamo andare esattamente tutto, quasi tutto a destra. Quindi tecnicamente stiamo anche andando più o meno bene. Soltanto che l'unico problema è che non possiamo perderci in chiacchiere, perché il tempo di viaggio è probabilmente abbastanza lungo. E dobbiamo pagaiare? Sarebbe buono poter pagaiare. E non c'ho la pagaia. Allora, Anna, fai una pagaia. La sai fare? Faccio subito le pagaie, sia per me che per Alex. Ok, bravissimi, così potete pagaiare. Tanto non sono tanto dispendiose. Io invece volevo vedere un paio di cose, perché mi ricordo che volevamo fare le bombole. Purtroppo ancora non ci siamo arrivati. Volevamo anche fare il binocolo, ma purtroppo... E volevamo fare troppe cose. Non possiamo fare una pippetta di niente, invece. Brutta questa cosa, eh. Ma cosa serve per fare il binocolo, capitano? Le bottiglie? Le bottiglie, quello è la cosa un po' difficile da fare. Io ne ho una. Dammela, ce ne servono due. Ma è la mia bottiglia. Ok, ho fatto la pagaia. Datemi le bottiglie, dammi la bottiglia, Alex Nauz. Tenga la bottiglia. Dov'è? Grazie. È là davanti a lei. Ok, ne devo fare un'altra, voi state buoni e pagaiate invece, va bene? Va bene, in che direzione dobbiamo pagaiare? Destra, dobbiamo andare a destra, ok? Quindi pagaiate di là, ok? A destra dobbiamo pagaiare. Qui dovete pagaiare, lì. Ok, qui? Sì. No, dove? No, lì, Anna! Qui, ok. Ma dov'è quell'altro imbecille? Sono qui, mi sono perso perché avevo buttato la pagaia a mare. Ah, che fastidio, che dolore! Guardi il lato positivo, sono operativo e sto pagaiando. Non hai detto niente, lo sai? Quello che hai detto no, non ha senso. Perché? Hai detto sono pelativo e sto pagaiando, cosa vuol sono dire? Sono pelativo e sto pagaiando per lei. Sei giapponese adesso? Cosa... No, giapponese no. Cosa c'è adesso? Cosa sono c'è? Caduta in acqua e non so perché. Oh, mamma mia. Allora, io mi riprendo le mie cose. Mi serve purtroppo dell'altra alga. Ecco cosa ci mancava, raga. Non abbiamo l'alga. Ma servono intole. Ma scusate, voi dovete parlare così sempre? Sì, in codice, tipo coro. No. Devi parlare così? Il codice coro. Devi parlare così? No. Devi parlare così? No, mi è sembrato di sentire di un sì. Non lo farò più. No, adesso ma che? Pagai? Ma dal mare! Fino alla morte. Dal mare. Ma mi sa che non posso. Non me ne frega. Sì, posso. Sto pagaiando. Bravo, pagaia, imbecille. Guarda ma che... così non camminiamo se lui pagaia nell'acqua. Quanto lo mal sopporto, Alex. Comunque tu devi essere una mia punizione divina di qualcosa che ho fatto, Perché veramente... Ti ho mandato qualcosa perché ti dovevo punire. Ma no, tu non puni, tu sei un rompipalle, basta. Tu sei il dolore del parto. Io sono la punizione. Sì. Come, perché sei nato così? Come è possibile? Cosa hai fatto tu per meritartelo? Ma non lo so, qualcosa avrò fatto. Anna, tu hai qualche idea su che qualcosa che avrò fatto? Guarda, io? Guarda, c'è una lista talmente infinita che non saprei da dove partire. Non è vero, è annaffia i fiori, Anna, perché sennò non crescono. Ah, ok, allora smetto di pagaiare. Sì, Alex, pagaia da solo, tanto non è che durano tanto ste pagaie. Le mie braccette. Allora, ragazzi, se continuiamo ad andare dritti così, ci stiamo avvicinando, mancano 1400 metri al luogo, però
prima arriveremo su un'isola che invece è a 450 metri, quindi quella lì è buona almeno, dai, riusciamo a arrivare. Ci fermiamo là per prendere tipo le alghe. Ah, direi assolutamente, ma secondo voi ho questa pregunta, questa domanda, questa questione. Vai, dici questa pregunta, domanda. Secondo voi se io faccio un'altra buonissima vela... Andiamo più veloci? Secondo me. Non lo so, sai. Non lo so mica. Beh, in teoria. Però c'è più vento, tipo. Beh, ascoltate, nelle navi vere, cioè, hanno tante. I velieri hanno tante vele, no? Per andare più quello veloce. Quello è vero, quello è vero. Comunque siamo a corto di tutto, eh. Io non vi vorrei dire. Lo so, io ho messo a posto quel poco che c'era rimasto, però, cioè, ci serve legno. Che schifo, cioè, non abbiamo niente. Alex, devi darti devo da fare. Devo buttarmi a mare? Mi sa di sì. No, devi tagliare queste palme, Lion. Taglia le palme. Ok, Alex, tu buttati lo stesso a mare. Lion? Cosa c'è adesso? Corri? Cosa c'è? Che hai corri, visto? C'è tipo un'isola, guarda che isola! Dov'è? È la miseria! È colossale! Oh, porca andiamo, miseria! Andiamo, adesso ci andiamo. Certo che tu dovevi interrompermi per tagliare. Mi scusi, ma ce ne sono tipo due? Tra tre secondi io l'isola non la vedevo più, giustamente. Guarda però, ce ne sono due! Sì, ma tra tre secondi non si vedevano. Ma questa è tipo apocalittica, certo, è bellissima, sì, no, no, beh, naturale, però tra tre secondi passava, giustamente, quindi lui mi doveva interrompere, naturalmente, perché io non la vedevo dopo. No, non la interromperò mai più, mi scuso. Cioè, corri addirittura, mi ha detto, corri. È come se c'è un campo d'olio, non so cosa sia, morto sulla spiaggia. Ma Lion, guarda lì, è gigantesca. Ma non è che si spostava, Anna. Va bene. Smetti di pagaiare. Guarda quanto è grossa. Anna, prendi i barili e non pagaiare. Io dietro guarda che di faccio te. Due cose dietro di te. Vado io, signor capitano, non si preoccupi. Anna, perdono, ma io posso fare una cosa insieme? No, ne faccio due mentre pagai io raccoglio i barili. E fai male tutte e due. Vedi un po' che brava che sei. Non è vero. Abbi pazienza. Vabbè, dai, quest'isola sembra interessante. Adesso, appena siamo un pochino più vicini, buttiamo l'ancora e ci andiamo. Vi dico un paio di cose che ho scoperto. La prima è che ci sono altre forme di vita oltre lo squalo e anche altre forme di vita pescioidi. Cioè, ci sono tipo dei pesci. Le capre? No, le capre non sono dei pesci, Alex. Ah, no? Vabbè. Sei sicuro? Sì. Comunque no, ci sono delle altre cose, tipo per esempio dei pesci palla velenosi. Io voglio vederli, sembrano interessanti. Quindi, Alex, ma buttati. Sono velenosi. Buttati. Ma no, dai. Buttati. Bravo. Adesso attira lo squalo così io posso arrivare sano e salvo sull'isola. Anna, puoi venire anche tu. E siamo arrivati. Grazie mille. Raga, un achievement ci ha dato qua. È vero. Di Steam. È tipo l'isola più grande del gioco. Mi sa che questa è un'isola particolare, abbiamo fatto bene a venire. Bravi. Che bello. Sì. Cerchiamo le alghe, dobbiamo cercare tante alghe. Allora, Alex e Anna giù nel fondale a trovare le alghe, no, ma anche dai, altro. No, dai, per favore, solo Alex, io no. Anche tu. Buono! Ci sono delle bacche qui, rosse. Speriamo che Alex ci muoia. Ho trovato il pesce che ha detto prima. Davvero? Dov'è? Corri, dove sei? Che ti sei perso? Di qui, Lion. Qui, guarda qui. Alex Nauz, È qua sotto. Fammelo vedere, non lo seccare. È là sotto, no. Ma io neanche mi ci avvicino, stia tranquillo. Ma è dietro di lei? Non lo vedo. Dietro. Qua c'è una caverna. Cos'era? Cosa hai visto? Oddio, plantata di acqua! Cosa hai visto? Ma sei pazzo? Ma qui c'è tipo un condor che ti attacca! Un condor! Ma perché li vedo sempre io? Ho sentito un urlo! Ah, non lo so, io non ho visto niente! Lo vedo anch'io! È grosso, lì! Lo vedi, Anna? Lo posso frecciare! E lo devo mangiare, quello! Lo posso frecciare! Mi sa che è il nido, lui! È per quello che attacca, perché lui è il nido! Ci sono le uova lassù! Allora, calmiamo, una cosa per volta! Allora, voi non avete altro incarico che continuare a raccattare le cose sul fondale! Io volevo cacciare il pesce! Invece, perché secondo me questo qua, pesce palla maledetto, guarda che è grosso. Bam, è bruttissimo. Sembra Alex. C'ha le spine. Guarda, lì, tutto arrabbiato. Perché sembra Alex? Succhioide. Aspetta. Ma è ancora vivo? Ma è morto? No, l'hai ucciso. Meno male. Era orribile. Alla faccia, veramente come Alex. Proprio uguale. Guardalo, tutto pazzo. Testa di pesce palla. Abbiamo un trofeo, raga. La testa di Alex. Che bello. Oh, magari te lo può mettere in testa. Può essere. Vediamo. Sì, mi sa, c'ho la testa di pesce palla. Venitemi a vedere, amici. Aspetta, arriviamo. Dove sei ora? Sto prendendo le alghe. Ma dai, ma ogni volta non c'è nessuno. Ma tu ci dimandi di va a prendere le alghe. Qualcosa mi ha picchiato, credo sia il condor. È il piccione. Schifezza disumana. Lion. Che c'è? È bello? Aspetta, no, questa no. Tieni, prova a metterla tu, così posso vederla anche io. Aspetta un attimo. Vediamo un po'. Aia! Ma mi lancia le cose, sto imbecille! Anna, metti sta... Ma che cacchio è una cuffietta per fare il bagno? Ma guarda quanto è brutto! Va bene, Anna, questa te la puoi tenere tu, è molto carina. Allora, ma non ha
assomigliava Alex, se lo mette lui. No, no, te lo metti tu. Comunque quel condor ha veramente rotto le palle. Dobbiamo seccarlo, prima che sia troppo tardi. Andiamo, arrampichiamoci su. No, è difficile. Aspetta, fermi, fermi. Io lo posso frecciare, però devo aspettare che lui scende un po'. Ecco, sta arrivando. È difficilissimo. È impicchiata. È impicchiata, è impicchiata. Cosa fa? E là si è fermato. Che sta facendo? Aspetta, non lo so. E non... Prende prende i macigni per scagliarceli in tacapa. Assurdo. E bisogna seccarlo. È una forma intelligente di uccello. Allora Alex, ho un'idea. Tu stai fai da esca. Io gli scaglio le frecce. Ok. Fermo, fermo. Non viene. Eccolo. L'ho preso? No. No, non l'ho preso. No, vabbè, sprechiamo tutte le cose. È difficilissimo, è proprio livello impossibile quasi. Vabbè, facciamo una cosa, voi quest'isola ci rimarremo tanto su quest'isola. È un'altra forma vivente. Quale? La Lion. Pecora? Cosa c'è? Vieni qui. Cosa c'è adesso? Per favore, vieni. Dai, ma ci sono un sacco di alberi da prendere. Qui? Ma ci sei tu? Come ci sono io? Cosa avete visto? Vieni a vedere. E non vedo niente io. Allora, prima di tutto, come ti permetti di dire che questa cosa sono io? Ma non sei un facocero, su? Tua mamma è un facocero, ma come ti permetti? Cioè, Alex, adesso questa cosa qui ne parliamo appena il facocero è morto, E vedrai che ti faccio passare la voglia. Ma tanto che ti carica, eh? Aia, oh, succhi a palle, fa malissimo. Ma ti posto forte. Oh, infilzatelo. Arrivo, che sto morendo di fame. È fortino, è fortissimo. Sto infilzando. Mamma mia, questo qua è venire direttamente dalla savana. È morto. Ok, lo sto sgozzando. Magari ci dà la testa o la pelle. La testa del facocero se la mette Alex, in caso, perché se la merita. Sì. Allora, cosa ha dato? Prima la metto io, com'è? È bella. Tieni, è Alex. È molto bella. Pronto? Vediamo un attimo. Eccomi qua. Sì, sì, sei proprio tu, maiale, Bravo. E poi c'hai no, anche... No, scusa, l'ho detto io. Sei un vile, perché tu hai provato ad affibbiare a me l'identità di maiale. Ma sei tu il maiale. Ma prima l'ho visto io. Cosa c'entra? Ma il maiale sei sempre stato tu. Cosa vuol dire? No, non significa niente. Ma non è vero, sono offeso io adesso. Basta, non gioco più con voi due. Comunque su quest'isola ci rimarremo per un po', mi sa, perché è molto interessante. Ti prego, qui c'è anche un lago e secondo me c'è una grotta sotto. Allora, nessuno vi ha detto di andare avanti. Nel mare tutti e due non toccate niente. Nel mare, ok? Nel mare. Posso tornare sulla barca? Sì, sulla barca. Sulla barca tutti e due. Bene, per questa volta ci fermiamo qui. E Lion e la gang del mare, out! Ciao!